Buongiorno a tutti gli spettatori di Aspiranti Fotografi. L'argomento di questo mese non è stato particolarmente ricercato, però mi è venuta un po' un'idea. Praticamente è successo questo: sono andato in un centro commerciale qua a Roma, all'outlet di Castel Romano, e lì ho fatto caso a una cosa un po', secondo me, insolita. All'interno del centro commerciale, che è un centro commerciale all'aperto, c'era una mostra di fotografia. La cosa mi ha fatto un po' sorridere perché secondo me non è un luogo proprio adatto a una mostra di fotografia, però poi ho capito che effettivamente ci poteva stare, perché era una mostra relativa a Rino Barillari, che è uno dei più grandi, anzi forse il più grande paparazzo italiano, chiamato anche The King of Paparazzi o Air King amichevolmente a Roma, proprio perché lui, diciamo, romano d'adozione, in realtà è calabrese, ma vive a Roma da quando era ragazzino, dove è venuto appunto a cercare, diciamo, fortuna, o comunque a cercare di fare il fotografo negli anni 60. Minorenne, una quindicina d'anni, ha cominciato ad aiutare gli scattini, cioè i fotografi che fanno le foto a Fontana di Trevi, ai turisti, e poi da lì ho cominciato a seguire altri fotografi che facevano fotografia a personaggi famosi, ok, piano piano ha imparato, e dopodiché, diciamo, ha ottenuto questa fama. La fama l'ha ottenuta anche grazie ad alcuni episodi non troppo fortunati in cui è stato picchiato, strattonato, insomma, pare che nella sua carriera abbia rimediato una decina di costole rotte, più di 150 visite in pronto soccorso, non so quante decine, una cinquantina forse di macchine fotografiche distrutte, anche una coltellata, insomma un bollettino quasi da fotografo di guerra. Questa cosa mi ha fatto pensare, la fotografia, peraltro quella che, diciamo, almeno a me personalmente piace, è tutta quella fotografia in cui c'è un ragionamento sull'immagine. L'ho detto più volte, la fotografia deve avere un contenuto, deve avere un messaggio, sicuramente deve avere una motivazione, no? All'interno, una motivazione per quella fotografia. Però poi a me piacciono le immagini composte bene, o comunque composte secondo un criterio dove si vede che si è impegnato del tempo. In questo caso invece la cosa è molto diversa, perché pensandoci, la maggior parte dell'impegno che viene messa da un paparazzo nella fotografia non è tanto nell'aspetto della fotografia, quanto il poter realizzare proprio quella fotografia. La differenza tra un bravo paparazzo e un cattivo paparazzo è quella di esserci nel luogo giusto al momento giusto. E pensate a fare questo lavoro nell'era predigitale, perché adesso diciamo che potrebbe essere un po' più semplice, ma immaginiamo che cosa poteva voler dire essere nel posto giusto al momento giusto senza nessuno che ti possa chiamare al cellulare mentre sei in giro. Certo, sicuramente avevano delle soffiate che gli arrivavano, ma già il fatto di dover essere vicino a un telefono per ricevere quella soffiata, insomma, non era una cosa banale. Probabilmente quello che faceva Barillari, come, insomma, per carità, tutti i paparazzi, era quello di informarsi, di sapere dove andare a fare le foto, dove poter trovare, sapere intanto se magari in un certo momento ci fossero degli attori, magari stranieri, che erano a Roma, e quindi sapere magari dove alloggiavano, ecco, magari tramite soffiate da camerieri di alberghi, no, cose del genere. Poi esserci magari facendo lunghe attese. In fondo, se ci pensate, dal punto di vista dell'impegno non è diverso dall'impegno che può metterci un fotografo di guerra, ma anche un paesaggista che sta lì ad aspettare la luce perfetta, no? Il momento perfetto, un fotografo di reportage generico che può fare fotografia di viaggio, essere lì ad aspettare il momento giusto, ad aspettare che accada la cosa giusta. Quindi anche qui un genere, se volete, che quasi non ci viene in mente quando parliamo di fotografia, quando parliamo di generi fotografici, a chi viene in mente il paparazzo, no? Cioè, quasi non è, almeno nell'idea del genere fotografico, quasi non c'è. Invece
pensandoci ci sono tantissimi aspetti anche qui che accomunano questo tipo di genere a tantissimi altri generi fotografici, perché fondamentalmente per ottenere quello scatto, e questa è una cosa su cui secondo me è molto interessante soffermarsi, per ottenere uno scatto non ci si concentra solamente sull'immagine di quello scatto, ma tutto quello che c'è dietro, trovarsi in quel momento, prepararsi, se volete anche rischiare, perché appunto uno che è stato più di 150 volte in ospedale, che si è preso pure una coltellata, pensatela comunque da un punto di vista professionale, una persona che rischia tanto e una persona che riesce comunque a portare a casa determinate foto è un bravissimo professionista. C'ho l'autobus, sì, perché in tutto ciò ho detto mi metto in balcone con la Osmo Pocket, infatti mi segue, vedete, metto in balcone con la Osmo Pocket, con il microfono esterno stavolta però, e vediamo che esce fuori. Infatti spero che l'audio si senta, oddio, che l'audio si senta bene. Ho perso il filo. Imparare, rendersi conto che per fare una buona fotografia non è solamente necessario scattare una buona immagine, ma trovare la giusta situazione è qualcosa da tenere a mente. Ho visto un post su Instagram di Benedusi in questi giorni. I post di Benedusi sono sempre un po' provocatori, secondo me, insomma, a volte sono anche al limite del sensazionalismo, però adesso non voglio parlare di questo, però io lo seguo ogni tanto, credo che se ne tragga qualcosa di interessante. E lui ha fatto delle storie in cui raffigurava persone che scattano foto, la maggior parte con i cellulari, e poi diceva: attenzione, state guardando la realtà attraverso il cellulare. I veri fotografi non stanno sempre con l'occhio dietro la macchina fotografica, ma osservano. Diciamo che la mia idea un po' era: sì, vabbè, ma tu hai scattato quelle foto delle persone che in quel momento stavano scattando, non è detto che fosse sempre così. Però effettivamente capisco il senso di questa cosa. Anch'io spesso ho pensato, ho visto gente, non so, a dei concerti, vedere tutto il concerto attraverso il tablet addirittura, magari, o comunque attraverso lo schermo del cellulare per volerlo riprendere. Se ci pensate, è un po' un'assurdità, quindi capisco questo, il senso di questa cosa, e capisco anche il senso di dire non è sempre solo trovare la giusta inquadratura o la giusta immagine, la giusta composizione di immagini. Il punto è trovare la situazione giusta, e quella la si cerca non dietro la macchina fotografica, ma in altro modo, per poi saper riconoscere l'immagine giusta e solo a quel punto tirare su la macchina per scattare l'immagine. Comunque le foto di Barillari, al di là di tutto questo, in realtà sono anche belle, composte bene, piacevoli da guardare, non tutte, alcune ovviamente sono foto fatte in situazioni un po' al limite, però insomma in alcune, in quelle in cui probabilmente ha avuto quel briciolo di tempo per fare una buona immagine, insomma probabilmente per uno come lui anche un bel mezzo secondo gli è bastato per anche scattare delle buone immagini anche da un punto di vista estetico, ecco. Poi per carità, con soggetti spesso meravigliosi come potevano essere alcune attrici di quel periodo degli anni della Dolce Vita, quindi sicuramente questo avvantaggiava la situazione. Comunque ecco, date sempre una possibilità a queste cose, se volete anche, ecco, alle foto che trovate nei centri commerciali, perché a volte se ne trae qualcosa. Grazie a tutti ancora una volta di esservi stato a sentire. Vi ricordo il mio canale Dal Maselli. Grazie Michael come al solito, grazie ancora di tutto, buona fotografia e alla prossima, ciao ciao.